I ricambi per auto in fibra di carbonio come paraurti e parafanghi sono resistenti quasi come quelli in acciaio, ma pesano un quinto. E un'auto più leggera ha una migliore accelerazione e consuma meno benzina. Quindi la fibra di carbonio rappresenta un salto di qualità sotto ogni aspetto. Alettoni customizzati, paraurti e altri pezzi contribuiscono a rendere un veicolo più aerodinamico. Quando poi sono in fibra di carbonio, l'effetto si ottiene senza la zavorra di un peso in più. Una volta che si comincia, è facile farsi trascinare dalla passione per gli accessori ed ecco un mini campo da basket nel bagagliaio. Le fibre di carbonio sono costituite da fili sottilissimi, strettamente intrecciati e sono quasi al 100% in carbonio puro. Per ricavare da questo materiale un ricambio per auto, si parte da una cera in pasta. La sostanza viene spalmata fino a riempire ogni fessura di questo stampo in vetroresina, da cui si ricaverà un pannello sagomato laterale. La cera sigilla lo stampo e fa da rivestimento antiaderente. L'orlo dello stampo è protetto con nastro da maschera. Poi si spruzza sullo stampo in vetroresina un secondo antiaderente alcol polivinilico. Ora si procede con la fibra di carbonio. Viene srotolata, quindi spruzzata di adesivo. Nonostante gli strati di antiaderente, la fibra è lasciata aderire per un po' allo stampo, in modo che la colla sia gradualmente assorbita dal materiale. Poi il materiale in fibra di carbonio incollato è premuto bene sull'orlo dello stampo, in modo da avere un risultato senza sbavature. Il materiale non ha ancora la proverbiale robustezza, quindi la parte in eccesso si taglia facilmente. Si dispongono 7 strati di fibra, sempre seguendo le linee dello stampo. Poi si applica alla fibra di carbonio un materiale permeabile, detto mezzo di scorrimento. Una maglia di plastica è collocata sul materiale permeabile e va ad occupare tutte le curve dello stampo. Gli strati sono incorniciati con strisce di nastro biadesivo di butile, un sigillante di notevole tenuta che aderisce senza problemi, perché la parte era coperta dalla maschera quando è stato spruzzato l'antiaderente. Si stende un foglio di plastica sullo stampo, premendone i bordi sul biadesivo per la tenuta stagna. La plastica è piegata e chiusa con altro nastro adesivo. Le pieghe rendono la plastica un po' lenta e consentono di spingerla in ogni incavo dello stampo. Poi si aziona un aspiratore. Tutta l'aria presente all'interno viene risucchiata e la plastica aderisce agli strati nello stampo. Intanto si mescolano alcune resine plastiche con un catalizzatore chimico. Si immerge un tubo nella resina, l'altro capo è collegato all'aspiratore. Così, mentre aspira l'aria da sotto la plastica, il macchinario vi immette la resina. La resina va così a saturare i 7 strati di fibra di carbonio, ottenendo un laminato con la forma desiderata. Una volta solidificato, il pezzo può essere estratto dallo stampo. Al momento della pulitura appare chiaro che resina epossidica e fibra di carbonio hanno aderito perfettamente. Con la fibra di carbonio si possono modellare ogni tipo di accessori per auto di tutti i tipi. La versatilità è uno dei suoi punti forti.
Verniciato come la carrozzeria, il pezzo si armonizza con l'acciaio, creando la perfetta sintesi tra eleganza e aerodinamica.